Famiglia Arcobaleno, che è nata nel 2005, di cui fanno parte 180 nuclei familiari che non rientrano, diciamo, in un modello tradizionale, quindi tra cui anche molti genitori gay. A Medio Vicinelli si è recato proprio uno di questi meeting più recenti, in questo caso il 18 e il 19 aprile, si è svolto in un hotel dove le famiglie hanno dato vita ad un incontro nazionale. Andiamo a vedere. Gli obiettivi dell'associazione sono quelli di dare visibilità e dignità alle nostre famiglie e fare un lavoro quanto più possibile ampio e culturale per farci anche conoscere, perché noi siamo convinti che molti dei pregiudizi che ci riguardano siano determinati da semplice non conoscenza. Gli altri bambini non dicono genitori, no? Chiamano o il papà o la mamma. In questo momento sto aspettando una bambina avuta con fecondazione artificiale all'estero, già che in Italia non è permesso. Il significato culturalmente mamma è quella che ha fatto la gravidanza, l'ha partorita. Ci siamo sposati 2 anni fa in America, abbiamo 2 bambine, i nostri figli sanno precisamente come sono state concepite, siamo una famiglia felice. Il problema è che non abbiamo diritti. Invece in America lei si è scivolata, si è fatta male, io ho potuto firmare tutte le cose perché siamo sposati. La nostra famiglia segue un modello che possiamo definire di genitorialità condivisa, nel senso che ci sono 2 coppie, una coppia di uomini e una coppia di donne, che decidono di mettersi insieme intorno al progetto di avere un figlio. Ho pensato che in un contesto familiare allargato si sarebbe sentito più sereno, più forte. Questa cosa è nata intorno al mio compagno. Quando si pensa al futuro, anche per la differenza di età che c'è, ci sono 19 anni di differenza, quindi l'ipotesi che possa rimanere da solo a gestire, cioè senza un compagno e per di più. Sono le tagliatelle di mamma Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. Di avere figli uguali, con uguali diritti, con uguale felicità. Solo questo chiediamo, niente di più. Quindi noi siamo venuti qui per abbracciare i nostri figli che sono qui e ai quali noi vogliamo un bene dell'anima. Io vorrei che le persone che pensano che questo non è possibile, soprattutto le persone che dicono che crescere con 2 figure dello stesso sesso va contro quelli che sono gli stereotipi della società, non è assolutamente vero. Il problema è nella parola omosessuale, che dovrebbe cambiare in homo affettiva. Nel momento che cambia questo suffisso che rende le cose tutte così torbide e incredibili, sicuramente le cose cambierebbero, ma noi l'abbiamo già cambiata la parola, perché noi siamo mamme che amiamo i nostri figli, nonne che amiamo i nipoti che i nostri figli ci daranno. Peccato per la società che non vuole essere felice con noi. Dunque qualcosa si sta muovendo? A leggere alcuni titoli come questo sembrerebbe di sì. Scuola, corsi per conoscere le famiglie.